rinforzare un messaggio, perché avremo bisogno sempre un po' di più nei prossimi anni di percentuale di persone. In questo momento in Friuli ci sono circa 37 donatori attivi ogni 1.000 abitanti e 65 donazioni ogni 1.000 abitanti tra sangue, plasma e piastrine. Siamo i primi in Italia, adesso lo dico e la chiudo qui. Open Day in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue al centro raccolta trasfusionale dell'ospedale Maggiore di Trieste. I donatori o gli aspiranti donatori interessati hanno potuto visitare a piccoli gruppi il laboratorio di lavorazione e assegnazione degli emocomponenti. Lo scopo è di illustrare il loro utilizzo e quello dei plasma derivati ottenuti dalle loro donazioni. Il Friuli Venezia Giulia si dimostra regione leader come numero di donatori tra i più giovani. Sono dei successi su cui non possiamo sederci sopra, ma dobbiamo continuamente richiamare. Non solo abbiamo questi due indicatori in cui siamo primi, ma a livello di fascia 18-25 anni, ma di gran lunga, il Friuli Venezia Giulia è la regione che ha più donatori. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi ha sottolineato l'importanza di portare questi messaggi prima di tutto nelle scuole. Quindi è evidente che la scuola diventa uno dei luoghi nei quali poter fare questo lavoro. Lo stiamo facendo in altre cose, penso che sia importante riuscire a garantire anche questo tipo di informazioni che io oggi voglio ringraziare il professor Laraia delle spiegazioni che ci ha dato e anche della semplicità con la quale ci ha reso noto la complessità di quello che sta dietro a un lavoro importante che i nostri professionisti garantiscono. Ad occuparsi del tour guidato all'interno del laboratorio sono stati gli stessi studenti in medicina del primo anno che hanno così potuto illustrare ai visitatori tutte le curiosità sul funzionamento del sistema. Noi facciamo parte del SISM, che è appunto il Segretariato Italiano Studenti di Medicina, che ci ha permesso di organizzare, soprattutto con l'area SCOME che si occupa appunto della medical education, questa giornata appunto a porte aperte, possiamo dire, con l'unità trasfusionale. Lo scopo era quello di voler cercare di appunto aprire a quante più persone possibile il mondo appunto interno all'unità trasfusionale, cercando di far capire anche qual era l'importanza della donazione, di quante persone effettivamente si possono aiutare semplicemente con una donazione di plasma intero, insomma di moltissime cose, per cercare di sensibilizzare il più possibile.